Sanremo. Un idolo dei giovanissimi che cerca la consacrazione al grande pubblico al Festival di Sanremo. San Giovanni, benvenuto nel salottino virtuale di Radio Bruno. Allora vai, partiamo virtuale subito. Virtuale ormai. Per forza, tutto virtuale. Mi piacerebbe molto poterti abbracciare, stringerti la mano e fare due chiacchiere così vis-à-vis. Ma ormai... bello, sì. Tra l'altro, ma ce lo ricordiamo ancora quando si faceva così? Perché adesso è tutto strano, anche quando vedi le persone che conosci da una vita dici aspetta, come devo cosa fare? Ti offendo se ti do la mano, se ti do il pugno, non ti faccio niente perché sennò mamma mia ti faccio paura. E guarda che è complicato, però d'altronde voi musicisti state imparando ad esibirvi a volte davanti a schermi, no? O davanti a platee che non esistono o che sono dimezzate, perciò purtroppo questa è la situa, questo è quanto. Noi però vogliamo rimanere connessi invece a questo mondo che sia tanto del virtuale ma moltissimo soprattutto di musica, no? Di musicale. Questo festival che ti vede quest'anno protagonista, e quindi per rompere il ghiaccio andiamo subito a parlare di Farfalle. Ti chiederei di dirmi com'è nato il brano, com'è nata la tua canzone. Allora, il pezzo è nato ancora quest'estate, è stato il primo pezzo del mio nuovo progetto, il primo pezzo che ho scritto. Poi l'ho lasciato lì in stand by fino a che sono arrivato prima di Sanremo, che ero abbastanza indeciso su cosa scegliere. Il mio istinto mi ha portato a scegliere questa canzone perché era ancora attuale dopo tantissimi mesi, perché quello che io ho scritto in quel momento lì poi si è protratto nel tempo, purtroppo, perché avrei preferito risolverlo prima, invece è ancora vivo, però magari spero di risolverlo con questa canzone. E insomma, parlo appunto di questa mancanza di ossigeno, no? Metaforica, dovuta da tante cose, dovuta da certi ambienti, certe dinamiche, poco tempo per me e tante altre cose, insomma, che non voglio elencare, ma l'ho scritta perché grazie alla canzone potevo ritrovare in qualche modo quello che non avevo nel mio privato, nella mia vita quotidiana, e cantarla sul palco dell'Ariston mi dà proprio quella sensazione lì, cioè di respirare, di poter avere il momento per me e di godermelo appieno. E volevo farlo con questa canzone perché pensavo fosse la canzone giusta per farlo, e infatti è così. Da come parli sembri estremamente convinto che la musica può veramente cambiare la vita, anche in termini dico pratici, non solo perché ti risolve una giornata in cui sei giù. Ci credi in questo, quindi? Certo, assolutamente. Sì, io, a me l'ha cambiata, ma sono sicuro che la cambia anche a tantissime persone che magari la ascoltano. E ti può davvero cambiare la vita, cioè è come fare un percorso di terapia quando senti determinate parole o comunque in determinati momenti hai un qualcosa vicino che insomma non ha prezzo, tra virgolette, no? E tra l'altro la cosa bella della musica, al contrario di ciò che sono gli umani in qualche modo, è che la musica ti può stare vicino sempre, non puoi litigarci, no, con la musica, la ascolti, è la tua compagna di vita e non potrai mai discutere, non potrai mai avere insomma uno scontro e non potrà mai farti del male, questa è la cosa più bella forse. Non delude mai, quindi una grande certezza. A proposito, ovviamente ci sei tu, uno dei 25 in gara, ci sono molti tuoi amici, comunque colleghi con i quali c'è sicuramente stima. C'è qualcuno, non so, immagino tu non sia riuscito a fare dei grandissimi ascolti delle canzoni degli altri, quindi non ti chiedo, ma qualcuno che, se ti va di dirci, che stimi particolarmente, che temi, con cui spereresti una collaborazione, magari anche, diciamo, nella sfera vecchia guardia, ecco, oltre a quelli con i quali magari hai già collaborato, o sarebbe molto facile che questo succedesse? Beh, sì, ci sono tantissimi artisti quest'anno, io penso che sia un festival incredibile, cioè nel senso, almeno di quelli che ricordo io, penso che sia uno dei più promettenti, almeno guardando il cast, insomma, ci sono tanti nomi molto interessanti.
c'è la storia della musica italiana e poi ci siamo noi giovani, nuovi, insomma, e questa cosa è incredibile. Poter condividere il palco io a 19 anni con Morandi che aveva, cioè, ha fatto qualsiasi cosa per la musica italiana, nel senso in termini di bene. E questo è incredibile, quindi sicuramente la mia stima va a tanti di loro, e in particolare chiaramente a quelli con cui io ho comunque. Insomma, parlato e ho un legame, ecco, anche se magari non approfondito, però chiaramente se c'è un qualcosa di umano dietro, sicuramente c'è anche più stima, no? Perché poi, ovvio, io stimo la musica, ma non conosco le persone, no? E quindi sicuramente le persone che conosco anche poco, comunque le stimo magari. Insomma, tifo un po' di più per loro, ecco. Certamente c'è molto, come dicevi giustamente, ci sono tanti big della musica, ma un pezzettino di musica italiana, di storia della musica italiana, ce l'avrai di fianco a te venerdì sera. E insomma, non è poco. C'è un pezzettone, scusami. È che sai, un pezzettone. detto di Fiorella pezzettone, non mi sembrava che suonasse alla perfezione. Quindi se lo immaginiamo come un Stavo più puzzle, alla sua carriera che ai ok. persona Era musicale. solamente perché comunque, sai, una bellissima donna, pezzettone non stava bene. Diciamo che una parte della storia della musica italiana è con te in un brano molto impegnativo. Vorrei che che ci raccontassi come hai scelto di portare Bertoli sul palco dell'Ariston. Beh, l'ho scelto perché ricercavo una canzone che fosse. Una canzone, come hai detto tu, impegnativa, nel senso che quando ascolti Farfalle diresti che è un pezzo leggero, no? Di primo acchito e probabilmente anche in un secondo momento, perché comunque il ritmo lo è, nel senso è un pezzo dance, pop dance, il BPM è veloce, alto, quindi sicuramente volevo cercare un pezzo che fosse un po', insomma, l'antitesi di Farfalle. A un certo punto mi sono imbattuto in questo pezzo che mi rispecchiava appieno. Io questo pezzo l'ho scelto davvero poco prima di partecipare al festival. E come dicevo prima, Farfalle l'ho scritta quest'estate ed è ancora viva oggi e si riflette un po' in questa canzone che parla sostanzialmente di tutto ciò ad un artista, ad un umano, una persona tra virgolette non va bene e non gli fa, non lo fa respirare, no? E la cosa bella di quella canzone è che lui dice: canterò le mie canzoni per la strada come se non gli importasse di null'altro che questo, ed è la stessa cosa che importa a me essenzialmente. E poi cantarla con Fiorella è incredibile perché alla fine è vero che siamo di generazioni diverse, che lei ha una carriera incredibile, ma poi alla fine siamo artisti e condividiamo la stessa passione ed è bello cantarla sul palco insieme. Ti ringrazio tantissimo, chiudo con una curiosità perché non posso non chiedertelo. L'anno scorso su quello stesso palco c'era Madame, che è tua amica, tua grandissima fan, ragazzi, ancora ai tempi di Amici, faceva una pubblicità e un tifo strepitoso, d'altronde compaesani. No, non è così scontato che si vada d'accordo, pur essendo compaesani della stessa generazione, però è molto bello, poi il brano uscito insieme, insomma è chiaro che c'è dell'amicizia tra voi. Ti ha chiamato, ti ha dato dei consigli particolari, essendo lei già passata, diciamo, per questo percorso lo scorso anno? Sì, no, mi ha scritto dei messaggi carini in cui appunto mi invitava a divertirmi, che è la cosa più importante, e a viverla con serenità. E insomma, mi auguro che lei l'abbia fatto l'anno scorso, che si sia divertita, insomma, e lei vuole che io faccia lo stesso, e sono contento di questo, ci proverò. Non sarà facile, ma ci proverò. Allora, caro Sangio, non mi resta che augurarti di divertirti al massimo in questo Festival di Sanremo. Grazie mille, grazie mille. A presto!
presto, ciao ciao.